Una buona giornata a tutti i nostri lettori, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. L'argomento della settimana, potremmo dire addirittura l'argomento delle ultime ore, a giudicare di quelli che sono stati i grandi contatti che abbiamo avuto durante appunto gli ultimi due giorni, è quello da riferito al grande timore, alla paura per il probabile utilizzo delle armi nucleari in Ucraina. E di un eventuale anche timore su quello che potrebbe essere l'allargamento del conflitto a livello mondiale. Andiamo a sentire il parere, la situazione, il polso della situazione per quello che riguarda i nostri concittadini. Andiamo. Mi spero che la diplomazia faccia soccorso, perché avendo una bomba nucleare non sta bene nessuno, perché quella nuvola dopo può anche arrivare fino a qua. È una guerra che non dovrebbe succedere, però succede su alcuni casi. Non siamo noi che decidiamo, però è così. Non so cosa dire, perché è una cosa, cioè, sensibile per tutti. Abbiamo visto che fino adesso i propositi non sono stati di accordo, ma anzi c'è secondo me un'escalation abbastanza graduale in questo contesto. Spero di sbagliarmi, perché diciamo che questa guerra non ne gioverà nessuno, insomma, di questa guerra. Sì, preoccupa, non ci pensiamo, ma preoccupa. Il conflitto in Ucraina potrebbe diventare un problema per tutti. Preciso che sono naturalmente desidero la pace, però mi rendo anche conto che siamo in un momento qui in Italia molto difficile, in cui parlare di pace, che dovrebbe essere un termine che unisce, parlare di pace spesso sento purtroppo che è un tema che divide più che unire. Alle spalle lei ha una quindicina di amici che la stanno aspettando, il loro parere ne parlate anche quando siete al bar? Sì, ci parliamo, sì, però ci sono dei contrasti anche perché ognuno la pensa come vuole, no? Perché tanti dicono che l'Ucraina nel Donbass non si è comportato bene nel 2014, ha fatto 14.000 morti. Per me la pace senza giustizia, senza democrazia, senza rispetto dei diritti degli individui e anche delle nazioni, per me non esiste, o almeno per me la pace ha questa accezione. Ogni giorno le persone scoprono che questa guerra ha dei risvolti anche nella vita quotidiana, e quindi non è molto distante la guerra. Dobbiamo renderci conto che ciò che succede dalle altre parti poi ne avremo le conseguenze. E comunque io intorno alle mie riflessioni ci metto sempre non un solo punto interrogativo, ma due. Sono aperta comunque alle considerazioni, alle riflessioni che fanno gli altri. Io pensavo che in Europa, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, non ci fosse più, all'infuori della guerra dei Balcani, che era subentrata, era una guerra fratricida fra loro, no? Però se dovrebbe entrare la NATO e dopo basta. Mi dispiace vedere schieramenti che si dicono tutti a favore della pace, in realtà, nella realtà, contrapporsi. Altro non voglio dire, perché dico queste cose anche con un certo disagio.